Ciao ventenni e benvenuti, questa è 5 Sense, la nostra nuova rubrica in cui parliamo dei nostri personaggi preferiti, ma anche di luoghi, oggetti o concetti, il tutto condensato in 5 rapidi spiccioli, perché come sappiamo bene il tempo è denaro. Quest'oggi prima puntata, quindi non possiamo che parlare di Zio Paperone, di Topolino, di Gancio il Dritto. Primo centesimo, che animale è Gancio il Dritto? Nonostante in alcune storie italiane delle origini venga chiamato gancio corvo, è un merlo indiano, detto anche gracula religiosa, uno di quegli uccelli che ripete tutto quanto. E gancio, fin dalle origini, non si limita a ripetere, ma parla moltissimo. Secondo centesimo. Gancio esordisce venendo comprato. Sì, il nostro drittone esordisce infatti nelle tavole domenicali del 30 ottobre 1949, ad opera di Bill Walsh e Manuel Gonzalez, i suoi creatori. Tavola purtroppo mai edita in Italia. In questa prima storia Gancio è un animale a tutti gli effetti, un po' come Pluto, non indossa vestiti e vive in una gabbia in un negozio per animali. È proprio così infatti che lo incontriamo. Pippo acquista Gancio con i suoi ultimi risparmi, $1.79. È la prima di quasi 1000 avventure insieme allo Spiluncone. Già da questa prima storia emergono il suo carattere e la sua faccia tosta, ma è già da questa prima avventura che inizia la sua evoluzione, che lo porterà a essere molto più simile ai nostri eroi come li conosciamo, quindi a indossare dei vestiti e a svolgere attività umane. Gli rimarranno però la capacità di volare e di comunicare con gli altri uccelli, molto utili in diversi frangenti. Terzo centesimo. I nomi di Gancio. Il nome originale di Gancio è Ellsworth, che rimane tale anche in Belgio e in alcune altre storie sporadiche in giro per il mondo, ma nei vari paesi la fantasia si è scatenata. In Italia la prima storia tradotta con il volatile appare sul numero 33 di Topolino, Le scaltre imprese di Gancio il Dritto. Chi si sia inventato questo nome non ci è dato sapere. I fratelli Barosso, Gentilini, Guido Martina? Probabile. In ogni caso trovata direi azzeccatissima. Gancio rimane tale anche in Spagna, ma con la CH. Però attenzione, perché in spagnolo colombiano è Amadeo, così come in Brasile e in Portogallo è Amadeu. Ma la fantasia più malefica è quella dei nostri amici nord-europei. Dunque, in Islanda Gancio si chiama Erling e in Norvegia Kra. E fin qui ok, ma attenzione, perché in Danimarca il nostro pennuto si chiama Engelbrecht, in Finlandia Kurukorpi, in Svezia Korpus. Le versioni migliori di Gancio sono quella olandese, Leo de Beo, ma soprattutto quella tedesca. In Germania il nostro volatile infatti si chiama Maxi Smart. Quarto centesimo. Gancio è laureato. Nella striscia del 2 aprile 1950 un vigile urbano lo costringe infatti a frequentare la scuola e lui nel suo stile completerà l'intero ciclo di istruzione in un giorno solo. Sappiamo anche il nome del suo ateneo, Harvard, per questo spesso indossa una maglietta con una vistosa Y. Quinto centesimo. I titoli delle storie italiane. Il nostro eroe compare in moltissime strisce americane, purtroppo proposte solo in piccola parte in Italia, ma vanta una produzione nostrana di storie molto belle e soprattutto dei titoli strepitosi. La prima storia di produzione italiana in cui compare il nostro merlo è Pippo e il ritorno del Gancio. Sì, del Gancio. È il 1962 e la storia è opera dei fratelli Barosso. Sarà poi il maestro Romano Scarpa a fare uso del personaggio in un ciclo di storie dei titoli incredibili. Piccolo inciso, è sempre Scarpa a inventare il personaggio di Bruto, merlotto adottato dallo stesso Gancio durante il suo servizio presso la legione straniera e battezzato Bruto perché trovato appunto tra le rovine romane nel deserto. Ma di questo potremmo parlare in un altro video. Dicevamo, i titoli delle storie di Scarpa. La prima storia del maestro in cui compare Gancio si intitola Quel drittone di Gancio, febbraio 1964. A maggio dello stesso anno esce Gancio il Dritto alla riscossa. A giugno Gancio il Dritto da lezioni. Ad aprile del 65 è il turno di Gancio sei grande e dopo due mesi il titolo definitivo. Gancio vince sempre. Cos'altro aggiungere? Nulla. Il personaggio verrà poi riutilizzato da altri autori nei decenni successivi con titoli meno roboanti ed è recentemente tornato sul topo in una storia a firma Artibani Pastrovicchio che personalmente ho apprezzato molto. E con questo vi lascio i vostri impegni mondani, ci vediamo alla prossima puntata, ora vado a leggermi una storia di Gancio, personaggio come avrete intuito incredibile, ma anche dei difetti. Scusate.